Madre Terra chiama. Animalismo e dintorni. Un programma condotto da Rosalba Lattero e Giancarlo Barbadoro. Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra chiama. Un saluto da Rosalba e da Giancarlo Barbadoro, sì. Allora diciamo anche i cognomi stavolta. E io sono Nattero, guarda un po'. Ma mi è scappato. Abbiamo con noi Maurizio Maggiore, ciao. Ciao Rosalba, ciao Giancarlo. Ciao Maurizio. Ci siamo salutati, benissimo. Allora, Maurizio Maggiore opera in SOS Gaia e si occupa, nell'associazione SOS Gaia si occupa di caccia, quindi avremo delle novità, perché adesso è un periodo di grande, è un po' in ebollizione l'argomento, in fermento, però di solito iniziamo sempre con un po' di musica, quindi iniziamo col primo brano che sono i Sum 41. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Eccoci a noi. Allora, entriamo nel merito del discorso caccia. Tu hai partecipato come SOS Gaia anche a tutta una serie di riunioni. Sì. In Regione Piemonte c'è una discussione in atto. Com'è la situazione? Sì. Allora, giusto questa settimana c'è stata una, diciamo, un confronto tra le associazioni animaliste e il gruppo consiliare regionale. Abbiamo praticamente discusso della legge che è stata presentata nel 2015, il disegno di legge 182 del 2015, facendo le nostre obiezioni. Praticamente quello che viene fuori dalla legge, che è totalmente sbilanciata a favore dei cacciatori, è una obiezione su vari temi. Il primo tema è assolutamente quello delle specie cacciabili.
che in verità il gruppo consigliare, cioè l'attuale giunta, ha concesso, tra virgolette, una piccola segno di buona volontà, ha tolto 13 specie cacciabili come piccolo, diciamo, segno di pace. Ecco, faccio solo un cappello così per spiegare un po' la situazione prima di entrare proprio nei dettagli tecnici. Diciamo che abbiamo una legge in questo momento in Piemonte che è vecchia di 30 anni. Non si riesce ad ottenere niente perché abbiamo combattuto per un referendum che non c'è mai stato, perché ce l'hanno scippato nel 2012. E quindi siamo indietro di decenni su questo tema. Sì, anche perché c'è stato nel 2012 un colpo di mano della regione, che non soltanto non ha recepito il referendum dopo 25 anni e adesso sono diventati 28, ma addirittura ha abolito la legge regionale che c'era in vigore in quel momento, andando esattamente dalla parte opposta. Infatti. Ai quesiti referendari. Quindi praticamente non solo non l'hanno recepito, ma addirittura hanno peggiorato. E questo va contro la maggioranza delle persone che hanno non solo firmato contro il referendum, ma anche... insomma, nell'opinione pubblica quasi il 90% delle persone è contro la caccia. Esatto. Ecco, e quindi adesso so che ci sono delle proposte di legge, perché c'è stata una proposta fatta dai 5 Stelle che è stata rifiutata perché considerata provocatoria. Questo è proprio il massimo. Provocatoria solo perché difendevano le specie cacciabili. C'è un'altra. Infatti. Adesso che mi sembra stia andando avanti, quella, la proposta del PD. Sì, che ha dato un contentino, appunto. Sì, ma è l'unico contentino, che però è proprio una goccia nel mare, nel senso che ci sono delle cose in questo disegno, questa proposta di legge, che sono assurde. Ne dico una per tutti: la possibilità di cacciare gli animali domestici inselvatichiti. Ecco. Cioè, già questa cosa qui è una cosa. Cioè, chi lo stabilisce che sono praticamente uno trova un gatto che cammina per la strada e dice: questo è il serva, o che cammina in un bosco, gli sparo e posso sparargli, perché a seconda del mio giudizio, senza avere un regolamento, posso sparargli. E quindi chi abita in campagna ha un gatto che gli gira per i boschi o per i prati, è a rischio. Io purtroppo personalmente posso testimoniare, perché uno dei miei gatti è stato vittima, appunto, di uno sparo, e ho dovuto seguire praticamente 2 anni di terapia, no? E questa è una situazione non solo inaccettabile, ma proprio fuori dal... Secondo te perché si arriva a una legge che è antipopolare e favorisce i cacciatori? Lo vuoi far dire a me, ma insomma, ma ci sono varie ragioni. La prima è una ragione assolutamente politico-economica, perché probabilmente il gruppo dei cacciatori è una forza a livello economico, ma anche a livello lobby. Ma io ho saputo anche un'altra cosa, che ad esempio la Beretta, che è una delle delle maggiori che mette di mezzo le sue armi, è come, diciamo, il suo partner molto consistente allo IOR del Vaticano. No, voglio dire solo una cosa: magari questi poteri forti fanno in modo che non dico con delle veline, non dico con delle maledizioni che provengono dall'alto del cielo, ma che magari sono suggerimenti che dicono: vedete di non ascoltare quello che vuole la gente, ma fate quello che sono gli interessi nostri. Certo. Dico, per quello che so io, e mi smarco da questo, non voglio essere denunciato, non sono io che partecipo come socio della Beretta, quindi... Quello che si può sperare è che i cacciatori, che hanno un'età media molto elevata, alla fine finiranno il loro ciclo di vita. Non gli auguro certo niente, però... cosa succederà quando non ci saranno più questi cacciatori? Perché successo, in fondo i giovani non credo che vadano molto volentieri in Bretagna, a caccia. È già successo in Bretagna, leggendo dei giornali bretoni come West France, si è letto che avevano il problema di eliminare degli animali in eccesso, solita storia, e non trovavano cacciatori.
ormai erano cacciatori anziani che a malapena riuscivano dalla loro sedia a rotelle a fare un giro così. E che non sono neanche tanto rassicuranti, perché se sono anziani magari non ci vedono bene, non sono, non si muovono bene, quindi è un pericolo anche per gente, loro e per gli altri. Ma c'è gente che è impallinata. So. Ma questo è un problema anche che si è discusso tangenzialmente a tutte le altre obiezioni, ma proprio questo, cioè il fatto che comunque i cacciatori non hanno una consapevolezza probabilmente del territorio, perché comunque ci sono tantissimi incidenti, certo, casuali, addirittura si uccidono fra di loro. Ma quelli che si uccidono tra di loro, non mettiamoci il loro livello, per favore. Sì, certo. però quindi, i carabinieri indagano sempre. Ma non ci sono solo gli incidenti, c'è anche l'inquinamento proprio dei territori, certo, attraverso i pallini. Certo. Le cartucce, esatto. I pallini sono di piombo, quindi esatto, tutto quello che rimane nel terreno rimane. E questo è un problema, perché ci sono tantissimi territori che vengono inquinati in questo modo. Oltretutto possono inserirsi anche nei luoghi privati, perché c'è anche la possibilità di entrare nelle parti private. Certo. Questo è assurdo. Riguardo questo, oltretutto, c'è, diciamo che le associazioni hanno proposto anche quello di non far cacciare i cacciatori sul proprio territorio, perché questo, conoscendo il proprio territorio, essendo conosciuti anche dagli altri, probabilmente c'è un'autoregolamentazione in questo, insomma, se io vado a sparare o mettere in pericolo il vicino poi, quindi c'è un equilibrio. In realtà la legge invece vorrebbe incentivare il turismo venatorio, ecco. e quindi questo è un punto di discussione abbastanza spesso. Tra l'altro ci sono delle perversioni in questa proposta, come quella della caccia della volpe in tana. Ma ci rendiamo conto di cosa vuol dire? Mettono in una gabbia una volpe, la seppelliscono, così i cani si allenano a cercarla. Ci rendiamo conto? È una perversione. Da questo punto di vista c'è anche il discorso del cinghiale, che vengono messi dei cinghiali, che tra l'altro non sono i veri cinghiali, tra virgolette, autoctoni, che tra l'altro i cinghiali autoctoni vivono in altura e difficilmente scendono a valle a rovinare, questo è un altro, certo, introducendo un altro tema, quello dell'agricoltura, ma sono i cinghiali che vengono immessi nel territorio, che sono cinghiali di altre specie, oppure addirittura qua c'è una proposta di allevamenti di cinghiali a fine venatorio, cioè è veramente una cosa che va contro. Il punto è questo, che i cacciatori inseriscono cinghiali che si sarebbero già, diciamo, normalizzati come numero di esemplari, no? Perché si contengono, invece ne aggiungono tantissimi di nascosto, oltretutto molte volte, e questi cinghiali praticamente diventano oggetti di caccia da parte loro, ma non solo, visto che sono tanti, vanno a rovinare le culture dei contadini, per cui i contadini appoggiano i cacciatori perché dicono ci salvano dal problema, ma in realtà sono i cacciatori che creano, certo, il problema. Ma poi c'è anche il fatto, esatto, che questi cinghiali in certe aree vengono lasciati in aree recintate perché i cani devono allenarsi, sì, a cacciarli. Stavo arrivando proprio a questo. Quindi i cani a loro volta vengono squartati. Infatti, cioè, allora, innanzitutto è lo stress dell'animale. Un conto se viene ucciso, cioè, sto parlando di una roba che mi viene... No, lo so, capisco. Un conto se viene ucciso in libertà. Muore, è terribile, ma comunque è stato libero. Un conto se viene stressato in recinti con i cani che gli danno la caccia, e questi poveri cani, oltretutto, perché il cinghiale impazzisce, esatto, e inizia ad attaccare, hanno problemi anche i cani, cioè è veramente un'azione medievale, ma neanche medievale. No, diciamo che c'è una, come diceva anche Rosalba prima, è una mentalità perversa questa, sì, veramente perversa. Però tutto questo però ha anche una punizione, perché molti che mangiano i cinghiali non sanno che cinghiali mangiano, perché ad esempio ci sono dei cinghiali radioattivi, e quanti ce ne sono in giro di cinghiali radioattivi che molti consumatori si stanno mangiando, domanda? Quanti tumori, cancri? Giusto. Andiamo con un po' di musica, così ci rilassiamo un attimo, perché l'argomento è da infervorare. E andiamo con Lab Graal, il mio gruppo, con The Lark in the Morning.
she goes off in the air with the jeweler on the breast. And like the jolly blabber, she whistles and she sings. And she goes home in the evening while you are on the wing. Roger the plumber, he is a dashing blade. He goes whistling and singing for your humble life shade. He make your duck a Susan, she handsome, I declare. She far more exciting than the bird on the air. On the lark in the morning, she rises for her nest. She goes off in the air with the jewel on the breast. And like the jolly plowboy, she whistle and she sing. And she goes home in the evening while her jewel on the wing. The meadow be her moving on the grass and bring her down. And there's a chance to dumb her alone the new more hay. Oh, kiss me now or never, born unless you wouldn't say. Hook the lark in the morning, she rises for her nest. She goes off in the air with the jewel on the breast. I like the jolly plowboy, she whistles and she sings. And she goes home in the evening where a jewel are on the wing. When 20 lock we weather and hover in the past, her mommy has the reason why the tick around the west. It was the pretty plowboy, the girl I didn't say. Oh yes, before to tumble and I knew I'm moving hay. Oh, the lark in the morning, she rises for her nest. She goes off in the air with the dew on the breast. I like the jolly plowboy, she whistles and she sings. And she goes off in the evening when her dew on the wind. Like you have a bonny lass the sitting on your cheese. And find the Worcester porter who whistle and who sing. And the plowboy is as happy as a prince or as a king. Hop the lark in the morning, she rises for her nest. She goes off in the air with the jeweler on the breast. And like the jolly plowboy, she whistles and she sings. And she goes off in the evening where a jeweler on the wing. She goes home in the evening where if you are on the wing. Here's a hat to you plowboys wherever you may be. That light to have a bonny lass sitting on each knee. With a pint of good strong powder, he'll whistle and he'll sing. And the plowboy is as happy as a prince or as a king. The lark in the morning, she rises for her nest. He goes off in the air with the jeweler on the breast. I like the jolly plowboy, she whistles and she sings. And she goes home in the evening where a jeweler on the ring. She goes off in the air with the jeweler on the breast. I like the jolly plowboy, she whistles and she sings. And she goes off in the evening where a jeweler on the wing. The lark in the morning, she rises upon her nest. She goes off in the air with the jeweler on the breast. I like the jolly plowboy, she whistles and she sings. And she goes off in the evening where a jeweler on the wing. Torniamo a noi, torniamo a questo discorso tutto sommato non allegro, non ci rende per niente allegri, ma le cose bisogna dirle, bisogna denunciarle, quindi andiamo avanti col tuo resoconto, Maurizio. Ma anche perché adesso abbiamo parlato di cose abbastanza che toccano un pochettino, devo dire. Sì. Adesso parliamo magari dagli aspetti un po' più tecnici, mm-hmm. però che sono importanti nella legge. Per esempio c'è una cosa che noi riteniamo assurda, è la possibilità di vendere la carne da parte dei cacciatori.
Allora, il cacciatore che caccia non lo utilizza più per mangiarlo se stesso o invitare gli amici, ma la può vendere. Certo. Questo va esattamente contro proprio la tutela, perché saranno incentivati ad accacciare sempre di più e a cacciare sempre meglio. Ma non solo, è un problema anche verso il cliente. Perché questi animali saranno inquinati da piombo. Certo. Quindi saranno velenosi. Oltretutto, una volta che il cacciatore, come singola persona, può vendere la preda, non ci sono i controlli che normalmente ci sono nella filiera, purtroppo, Animali malati. C'è un aspetto sulla malattia, così introduco anche un altro discorso, che per esempio è quello del ripopolamento. Il ripopolamento non è fatto ovviamente con, per esempio, quello dei cinghiali, che è quello più usuale. Non è fatto con animali autoctoni, ma presi da altri paesi che non hanno, che non sono dell'ambiente, diciamo, del territorio, ma certo, sono fuori, quindi possono portare malattie che il territorio non conosce. Quindi potrebbero anche oltretutto mettere a rischio la popolazione. Assolutamente. Degli altri ungulati, insomma. Sì, ma anche delle persone che poi mangiano quella carne. E anche delle persone di Infatti, conseguenza. Si diceva prima di cinghiali che sono arrivati dalle parti di Chernobyl che erano radioattivi. Esatto. Quanti ce ne sono ancora in giro? Questo è il problema. E poi c'è anche l'incentivazione da parte anche delle regioni, incentivano i cacciatori quando c'è da fare il cosiddetto spopolamento o l'eradicazione, eccetera, perché oltretutto i cacciatori possono anche vendersi la carne. Quindi certo, c'è proprio anche, ma li ingaggiano proprio le regioni. Il concetto di ripopolamento è un concetto che va contro tutte le come dire, il buon senso, perché è solo fatto a favore dei cacciatori, non è fatto certo perché c'è una razza in estinzione, anche perché poi li cacciano subito dopo, quindi è proprio una un concetto perversa, che non ha senso. Sì, ma il problema adesso mi veniva in mente che la gente comune, la gente ordinaria, non ha difesa verso i cacciatori. Perché se vai in un bosco e si prende un'impallinata, se la prende e sta zitto, può denunciare finché vuole, ma poi finisce che tutto si appiattisce lì. Primo. Secondo, è gente che solitamente non sono dei militari preparati, girano con delle armi in mezzo alla gente comune, possono prendere i 5 minuti come è già successo e sparare. Uccidere la moglie, poi uccidere l'amico, uccidere i vigili che sono arrivati, i carabinieri. In una stagione venatoria si calcola che oltre 80 persone vengono uccise. Ma queste persone, anche nelle zone che intorno del Piemonte, è già successo che ad esempio dei cacciatori che li ha presi 5 minuti, sempre cacciatori anziani, che sono diventati aterosclerotici, ha cominciato a sparare la gente. Questo i giornali l'hanno riportato. Sì. Ecco. Poi cioè, non c'è possibilità neppure di potersi difendere da questo aspetto morale. Sono tutelati. Sì, ma addirittura, ad esempio, in Trentino, mi pare, da quelle parti, forse sbaglio la regione, comunque il Veneto forse, addirittura non puoi andare a disturbare i cacciatori facendoti una passeggiata, perché il cacciatore ti può denunciare. Esatto. Sono multe di 3.000-4.000 euro. Infatti, nel quesito referendario, quello di 30 anni fa, insomma, infatti, che non è mai stato recepito, c'è proprio una richiesta specifica che almeno la domenica non possono cacciare. In realtà la domenica vanno e cacciano impedendo il turismo normale, tra virgolette, le famiglie che vogliono andare tranquillamente nel bosco, oppure a farsi una passeggiata, oppure magari con la possibilità anche di vedere qualche animale in natura per i bambini. Non possono assolutamente farlo, perché comunque è un rischio decisamente grave questo. Certo. E quindi altre cose tecniche che hai potuto appurare? Ecco, una cosa un po' anche qua, una cosa all'italiana, se posso permettermi, non so se in altri paesi, ma all'italiana sicuro, è che i controllori sono anche i controllati, nel senso che c'è praticamente il controllo faunistico e sarebbe dato in mano alle associazioni di cacciatori. Quindi, fantastico. Sì, abbastanza così, insomma, vabbè, c'è tutta un decreto legge per cui alla fine però il succo è questo. Certo. Il succo è poi questo, quindi praticamente loro dovrebbero
essere controllati e figurati e controllare che interesse hanno, esatto, di puoi controllarsi che interesse hanno, esatto. L'unica cosa è proprio sperare nell'avanzamento cronologico dell'età umana, perché alla fine si esauriranno. Anche perché insomma, io penso che i giovani vadano verso una mentalità un pochino più aperta. So che ad esempio il Centro Italia hanno fatto dei gruppi di cacciatori, associazioni venatorie, chiamiamole venatorie, hanno creato dei corsi per invitare i giovani alla caccia. Sì, non è pazzesco. Andato nessuno. Ma certo. Non è andato nessuno. Dicevano, ma la gente non capisce. Non capisce cosa? Non sono dei sanguinari. Semplice. Ma certo. Andiamo con un po' di musica. È un gruppo questa volta piemontese, però con delle inflessioni molto bretoni, evidentemente anche in Piemonte. Questo dimostra che c'è una cultura musicale che si aggancia all'aspetto celtico, e sono i Tenda Shent. Mantuadina via e da lei passati in giù in cavalier france a dico bella via vorrei dormir con me sì che mi amniria sa muarde durur la via prezzo ma bianchi angroppa la vita i son riva in Francia senza mai parla quanca esso sta già in Francia Mangiane, baby, ne mangia. Avei macchini in lezze, ande mia ribusa. A lezze le veni prun, manche in amma chi vuoi. Don Caspier vive la despuier di voi. La stringa l'ingruppaia, la vostra ingruppa. Demi la vostra spada che la vei taglia. Quanta la mia spada al vento la pianta, maledetta sia la spada e col camaruba. Ok, è interessante questo brano, rivela proprio le radici comuni della musica celtica in fondo, perché arriva da territori piemontesi, ma sembra bretone, sembra musica bretone. Allora, il discorso è complesso, Maurizio, e purtroppo ci addentriamo in cose che ci fanno anche un po' incavolare, anzi parecchio. Sì.
ma diciamo anche un aspetto tecnico ma non tecnico della legge è quello che questa in fondo è una legge delega, nel senso che addirittura 13 regolamenti vengono lasciati alla giunta regionale. E quindi di fatto non ci sono delle linee guida precise, quindi è lasciato al giudizio del momento, al sentimento del momento e, dico io, in polemica anche agli interessi del momento. È chiaro. E quindi è una legge un po' farsa da questo punto di vista, no? Perché non delinea la cosa che diceva, cioè uno dei primi articoli dice che la legge serve per la tutela del territorio, della fauna, eccetera, eccetera. In realtà non è propriamente così, ecco, messa in questa maniera. C'è da dire che il gruppo consigliare PD ha espresso la volontà, e vedremo se veramente sarà così, di guardare, ci sono in questo momento tre leggi depositate, una del 5 Stelle, una del PD e un'altra che non mi ricordo, scusatemi, il gruppo politico. E queste tre leggi loro hanno intenzione, almeno hanno dichiarato questo, di voler prendere le leggi, confrontarle e cercare di farne una quarta che recepisca un po' le varie cose. Vedremo se sarà così. Però quella dei 5 Stelle è stata giudicata provocatoria perché era troppo a favore di chi non vuole la caccia. Sì, è una, è una provocazione. Però io mi interrogo e dico, ma com'è possibile che un ente diciamo possa andare contro i cittadini, esatto, legiferare delle leggi che sono contro la volontà dei cittadini, ma è una cosa che proprio non riesco a capire questa. E oltretutto riportare il Piemonte indietro di non so, medievali, epoche medievali, cioè, ma ci non sono solo, delle perversioni, ma non solo, che sono altro che medievali, sono perversioni da insomma da cripte cristiane, sì, del, vabbè, Medioevo, però trasversali, perché teniamo conto che i cacciatori sono molto trasversali, queste lobby sono veramente trasversali al di là del colore politico. Sì, ma è la stessa cosa che avviene per i pedofili, che hanno delle forze trasversali. E non sto dicendo che i cacciatori sono paragonabili ai pedofili, per carità, dico solo che c'è un sistema che è molto simile, ecco. Ma diciamo che il problema grosso è anche la disinformazione o la non informazione, perché noi adesso stiamo parlando proprio di questo perché ci vogliamo impegnare in questo, ma se uno legge i giornali di caccia del decreto legge della proposta di legge non se ne parla, nessuno ne sa niente, ognuno è immerso nei suoi problemi quotidiani e tranne gli appassionati o comunque chi si vuole impegnare in questo argomento, gli altri non ne sanno assolutamente niente. Ecco, in questi giorni il gruppo del PD regionale ha invitato SOS Gaia insieme alla LAC e agli altre associazioni, che ce n'erano un bel po', mi sembra, la LIPU, sì, c'è la LAC, la LAV, l'EMPA, la Lega Ambiente, l'IDA, OIPA, LIPU, esatto. Natura, WWF e naturalmente SOS Gaia, che è sempre in prima linea. Perché ci ha invitati? Visto che sei andato tu, perché hai invitato le associazioni? Ma io ho l'impressione che, vabbè, diciamo che come atteggiamento, probabilmente per motivi elettorali visti sul lungo, questo lo dico, sì, io, sì. Probabilmente c'è un po' di un cambiamento di rotta, nel senso di dici stanno che si un po' tremando, che c'è l'animalismo, insomma, e la quindi gente sono un po' schiacciati da questa cosa, quindi fanno finta da un certo punto di vista, io questo ripeto ancora, sì, una cosa mia parere, personale, certo. Il mio parere, fanno un po' finta di venire incontro. Poi, per carità, va bene anche sfruttare questo momento per cercare di ottenere il più possibile, anche se è veramente una cosa che strazia un po' il cuore, no? Perché trattare questi argomenti da medioevo in una società come la nostra, che dovrebbe essere già, tra virgolette, un minimo evoluta, non dico tanto, visto che le possibilità ci sono, la caccia è assolutamente anacronistica, è una pratica che non ha... E oltretutto la gente non la vuole. Io faccio una domanda a Giancarlo, provocatoria. Sì. Chi sono questi cacciatori? Dai, ma, non godere troppo in questo ma tuo. Secondo me i cacciatori appartengono
come dicevi anche tu prima, sono trasversali, no? Come appartengono a ogni ceto, a ogni orientamento politico, eccetera, eccetera. Sono quindi un branco a sé. E quindi per definirli un branco a sé, io li estrapolerei dalla specie umana. Secondo me, e questo tutti i vari esoterismi ne parlano, e li definiscono come i figli di Caino, no? Caino, quello che biblicamente aveva ucciso per calcolo, mm-hmm. e non per ira, aveva ucciso per calcolo il suo fratello Abele. Quindi gente che è portata geneticamente al piacere del sangue, al piacere della morte, al piacere di uccidere, al piacere della violenza sui deboli. E ne trae un godimento, perché altrimenti un cacciatore dice: ma a me piace la natura, allora voglio fare a giocare a golf. Esatto. Quindi ci riagganciamo a un'idea patriarcale, un'idea antica, atavica, ma nel senso più brutto del termine. Sì, ma tutta la società moderna occidentale perlomeno è dominata dal patriarcato, cioè questa forma culturale che è emersa dopo le grandi glaciazioni, al termine delle grandi glaciazioni, che si è imposta sulla società umana e porta avanti valori antropomorfi e soprattutto valori come la caccia, perché formano l'uomo, la caccia come forma di necessità vitale, dimenticando altre cose. Ecco, mi fa venire in mente una cosa. Io ho assistito alla regione a dei dibattiti, e i cacciatori dicono, la loro tesi è: ci volete togliere una tradizione antica, culturale, che fa parte anche della nostra regione. E questo battere sulla tradizione mi ricorda molto altre cose, tipo il circo e queste cose qua. Una tradizione, ma intanto io dico, se una tradizione è così involuta, si può anche superare. Primo. Secondo, non è affatto vero che l'uomo è cacciatore per forza. No, appunto, tradizione. Certo che loro parlano di tradizione, perché deriva dal patriarcato, qui si parla di milioni di anni, è vero, ma un patriarcato che si è imposto sull'umanità, un patriarcato che ha saputo riconoscersi tra individui tarati, che, dico io, per carità, la mia impressione, tarati, che hanno creato una società tarata. E hanno dato origine, ad esempio, alle religioni che poi hanno portato da sempre gli uomini a combattere tra di loro, e quindi in nome di verità, io la verità più vera della tua, e giù botte. Cioè, e questo è il patriarcato, una maldizione per il pianeta. Poi c'è anche l'aspetto culturale, parentale, perché io, ad esempio, purtroppo vengo da una famiglia di cacciatori, tutti i cacciatori erano nella mia famiglia, sì, ma proprio da generazioni, no? Però mi sono accorta che ci sono delle differenze, perché ad esempio i miei fratelli, tutti e due cacciatori, perché mio padre, mio nonno, eccetera, erano tutti cacciatori, uno dei due però si è ribellato e non se lo perdona neanche di quello che ha fatto. Quindi è un po' la storia davvero genetica, conosci, no, questa certo, cosa? Conosco la cosa. L'altro no. Lui è andato in crisi, profondissima crisi. E l'altro no, l'altro è tra l'altro pure un veterinario, se la gode di uccidere. Ma ha una moglie che tra l'altro è spaventata. Vabbè, non andiamo in questi particolari privati, per favore. Vabbè, okay. Io comunque, intanto l'ho già detto io, ho vissuto queste situazioni in famiglia in cui le donne, che non andavano a caccia perché è una cosa patriarcale evidentemente, difendevano, mia madre difendeva ovviamente mio padre dicendo: ma tu vuoi impedirgli forse di avere un contatto con la natura? E lì l'altra storia, vado, no? A giocare a golf. I cacciatori, infatti, che hanno il contatto con la natura. Mara, volevo riagganciarmi un attimo solo alla questione delle tradizioni. Le tradizioni innanzitutto non sono tradizioni, perché le tradizioni si cambiano. Con il cambiare della società, anche cambiano il cannibalismo, anche le tradizioni. Potrebbero dire, no, la stessa cosa. Visto che parlavi delle donne, le donne non dovrebbero andare a votare, dovrebbero esatto. essere sottomesse in toto all'uomo. Adesso comunque non è che ci sia tutta questa ancora c'è la rivoluzione, meno male che c'è la rivoluzione. C'è una rivoluzione culturale. In atto. Non c'è più lo schiavismo. Allora non ha proprio nessun senso questa cosa della tradizione, specialmente se va contro la sensibilità e il volere popolare, il volere della maggioranza. Ma, esatto. poi il punto è questo. Se proprio loro si appellano alla tradizione e lo Ior gli va dietro, si dovrebbero ricordare che nella Bibbia c'è scritto, nella Genesi, c'è scritto Dio che dice ad Adamo ed Eva: voi vi nutrirete solo dei frutti della terra, non toccherete nessun animale.
Ma la Bibbia è stata poi interpretata anche in tanti altri modi. Ok, però intanto c'è questo, se proprio loro parlano di tradizione. L'interpretazione della Bibbia che dice puoi usare tutto quello che tutti gli esseri viventi che trovi anche solo per divertimento. Ma a posteriori, ho fatto un copia e incolla poi a posteriori. Io, visto che il discorso ci sta infervorando, volevo introdurre ancora un altro discorso che molte volte mi sento dire, ma i nativi che vivono a contatto con la natura vanno a caccia. E io qui vorrei sfatare un mito, perché quali nativi? Noi conosciamo delle etnie, frequentando le assemblee ONU, frequentiamo delle moltissime nazioni native. Beh, non vanno certo a caccia quelle che conosco io. Ma potremmo dire che quelle che vanno a caccia sono, diciamo, nativi islamizzati, cristianizzati, buddhizzati, tutto quello che vuoi, cioè sono finiti nelle mani delle religioni. Ma i veri nativi, che noi chiamiamo i popoli naturali, non vanno a caccia, sono agricoltori. Cioè, no, perché ci sono dei luoghi comuni del tipo, sì, però lo fanno con uno spirito diverso perché chiedono scusa all'animale e lo liberano del suo corpo, liberano lo spirito dal suo corpo. Io dico, ma io non vorrei essere liberata da un cacciatore. Beh, ma c'è molta New Age che sostiene questa cosa qua. Certo. Vabbè. Allora, andiamo con un po' di musica. Abbiamo il Lab Graal con Birth Song. My girl heard the sky. Your dream brings me a little one. Please take him by the hand. I'm on this path on the first view. Take him by the hand. When the I'm not afraid to die.
torniamo a noi. Un po' di notizie. Un altro tema scottante su cui SOS Gaia si batte molto è l'imminente pericolo della riapertura dello zoo a Torino. E il 13 maggio, ormai possiamo dirlo, è ufficiale, il 13 maggio 2017 ci sarà una manifestazione nazionale contro gli zoo e la svendita del patrimonio pubblico. SOS Gaia, insieme alle associazioni EMPA, LAC, LAV, LEAL, LIDA, OIPA, Pronatura e molte altre che stanno aderendo, organizzerà una manifestazione nazionale per protestare contro il progetto della riapertura dello zoo di Torino in Parco Michelotti. La possibile riapertura dello zoo diventa un caso emblematico per manifestare contro tutti i luoghi di detenzione degli animali e contro la privatizzazione del patrimonio pubblico. SOS Gaia su questo tema sta attivando una serie di iniziative perché riteniamo assurdo che 30 anni fa è stato chiuso lo zoo in Parco Michelotti ed è stata una vittoria di civiltà che ha fatto sì che il Parco Michelotti fosse stato considerato il luogo della liberazione animale di Torino. E adesso, dopo 30 anni, si va indietro di decenni con la prospettiva di riaprire uno zoo, quando in molte città, in molti posti del mondo, gli zoo chiudono perché sono luoghi dei lager, sono dei luoghi di detenzione. È fatto proprio lì, in Parco Michelotti, che oltretutto in pieno traffico cittadino sembra una cosa veramente non solo antistorica, ma addirittura sembra demenziale. Abbiamo attivato una petizione online che si può firmare andando al sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org, dove potete facilmente trovare il link. Abbiamo anche attivato una petizione cartacea che darà diritto a una conferenza stampa presso il Comune di Torino. Per firmare potete recarvi alla sede di SOS Gaia in Piazza Statuto 15, Torino. Abbiamo aperto una pagina Facebook, se volete rimanere informati, che si chiama No agli Zoo, per tenervi tutti quanti informati, perché moltissimi stanno aderendo. Ecco, anche qua prima si parlava del volere del popolo, dei cittadini, che sembra che non vengano ascoltati. Anche qua nessuno vuole lo zoo a Torino, anzi è una cosa che proprio dà fastidio, crea sgomento, ecco, eppure sembra che non si possa farne a meno. Capisco che è stato un bel regalo, bel tra virgolette, dell'amministrazione precedente, che pochi giorni prima dell'insediamento della nuova amministrazione ha firmato la delibera. Ma l'attuale amministrazione non ha il coraggio di fare qualcosa. Difatti, noi abbiamo anche scritto noi associazioni abbiamo scritto anche una lettera aperta a Beppe Grillo come garante del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle, che attualmente è l'amministrazione di Torino, la giunta è formata dai 5 Stelle, ha un programma bellissimo che ci ha fatto sognare, un programma a un livello di tutela degli animali che è altissimo, e in cui dichiarava e dichiara che durante il suo governo non ci debbano essere né zoo, né bioparchi, né fattorie didattiche, eccetera. Quindi questo zoo sarà anche un, come dire, Torino in questa fase verrà ricordata come la città che ha riaperto lo zoo. Per cui abbiamo scritto a Beppe Grillo e speriamo che ci possa essere una risposta. Sì, è una cosa incomprensibile. Una cosa comprensibile anche perché la riapertura dello zoo in questa maniera è una, non solo il tornare indietro, ma anche una cosa ha un valore assolutamente negativo anche per l'educazione, per certo, esempio, diseducativo per le generazioni future. Anche per esempio un parallelo con la caccia è vedere gli animali trattati o come prede o usati, addirittura forse ancora più usati, no? Perché l'uso dell'animale è uno schiavo, commercializzati, certo, lucrare sugli animali, cioè degli oggetti, soprattutto verso le generazioni future, verso i bambini, verso i ragazzi.
è un delitto proprio verso l'umanità, sì, perché sì, tende a come dire, andare contro la loro sensibilità, li trasforma in si chiuderanno in se stessi, no? Cioè, perché oltretutto non conosceranno gli animali, perché gli animali in cattività non li puoi conoscere, non puoi sapere cosa, quali sono le loro abitudini al di fuori del loro habitat. Oramai con tutti la possibilità di video che si possono vedere, ci sono dei documentari dove si vedono gli animali in libertà, quello sì che è educativo, perché conosci l'animale, come si muove, ma vedere un animale chiuso in una gabbia per 4 metri per 4 metri, cosa vuoi che sia? Sì, ma anche forse un bioparco, come sembra che vorrebbero fare, cioè delle strutture più aperte, eccetera. A parte che nel traffico cittadino, poveri animali, altro mamma che stress, cioè, però in pieno traffico, perché lì c'è Piazza Vittorio, che è la movida considerata di Torino. No, no, ma poi quel ma percorso poi l'idea lì proprio è del stressante, esatto, a livello di traffico. L'idea di tenerli in un lager, rinchiusi. E poi c'è anche una domanda da fare: se fanno il bioparco lì, dovranno fare dei parcheggi. Certo. Allora, i parcheggi a carico di chi saranno i parcheggi dei cittadini? Certo. Cioè, quindi secondo me quello zoo è un atto di violenza sui cittadini torinesi. Assolutamente sì, anche perché vengono espropriati di un luogo bellissimo, un parco naturale e in bellissimo. In più dovranno pagare per i parcheggi, dovranno pagare per i vigili che dovranno controllare la zona, perché ci saranno proteste su proteste, quel posto lì sarà come la TAV. Diventerà la nuova NOTAV, non se sì, ne rendono mica conto in questo momento, neanche quelli che dovranno subentrare, che lo Zoom è risaputo questo, non se ne rendono mica conto che diventerà una battaglia che gli provocherà degli enormi casini. Sì, sì, bisognerebbe andare a vedere quali interessi e su che binario si muovono, perché vederla così non solo antieconomico, diciamo sociale, perché certo, è anti tutto, cioè non ha nessun tipo di senso. Ma infatti ci sono tantissimi movimenti, tu stesso hai partecipato a un'assemblea pubblica, sì, e il tema, su tanti temi in cui i cittadini, peraltro quelli che hanno sostenuto i 5 Stelle, si sono sentiti disattesi su tanti temi, ma sullo zoo in particolare c'è stato, era quello più sentito, c'è stata una sollevazione popolare. Sì, 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 assolutamente. Anche perché purtroppo il governo attuale cittadino sembra non lungimirante, no? Perché per paura, almeno questa è la versione paura che danno delle loro, penali, paura sì, delle questa penali. Questa è la parte ufficiale. La parte ufficiale, beh, esatto. Poi, quella che sappiamo, e noi diamo sì, una giusta informazione, per cui noi sappiamo che la loro versione è che potrebbero esserci milioni di penale, ma non è quantificata. A parte che non è quantificabile, a parte che lo zoo non c'è ancora. Non c'è ancora niente. Se non ho speso niente, non è che posso chiedere. No, ma valutano sul presunto. Sul presunto, vabbè, però. Ma il presunto potrebbe essere anche il contrario, potrebbero anche fallire dopo un anno perché non ci sono persone. Quindi il presunto è veramente una presunzione. Probabilmente fallirà, perché al di là dei poveri studenti delle varie scuole intruppati e portati lì di peso, mi sa che il pubblico non ci andrà. Comunque, visto che non abbiamo ancora più molto tempo, volevo ancora dire questo, che sia nel caso della caccia, sia nel caso dello zoo, come tante altre cose, circhi, animali usati come spettacolo, divertimento, hobby, eccetera, sport, c'è un principio che non viene considerato, che sono esseri senzienti. Allora, su degli esseri senzienti, anche se diversi da noi, puoi avere il coraggio di fare questo abuso? Si può avere il coraggio? Il patriarcato lo fa. Il patriarcato ha ucciso molte persone che non erano d'accordo con le idee delle varie fazioni religiose. Beh, sappiamo che anche sugli umani molte volte. Sì, sì, parlo proprio degli umani. Sì, sì. Sì. Ancora adesso. Beh, ancora adesso. Fatto. Beh, diciamo che c'è un libro che affronta tutti questi argomenti, che è Tutti i figli di Madre Terra, scritto da, facciamoci un po' di pubblicità, ma certo, tanto i proventi vanno agli animali, quindi è un modo anche per diffondere un'idea. Tutti i figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, e affronta proprio tutte le tematiche di questa trasmissione, ma le affronta da un punto di vista che siamo tutti figli di Madre Terra, e quindi questo ribalta qualsiasi discorso, perché se ci consideriamo tutti figli di Madre Terra, quindi gli animali nostri fratelli, non puoi più accettare supinamente quello che succede.
No, non si può accettare. Tra l'altro, appunto, questo è un libro bellissimo che io ho letto, quindi non l'ho, non l'ho scritto, l'avete scritto voi. Si può, si può prendere anche in ebook, tra l'altro, c'è anche in ebook. Che apre proprio una mentalità sul futuro, io credo, perché dico futuro perché potrebbe essere già adesso, ma in realtà purtroppo è un libro scritto nel futuro. È un libro scritto nel futuro, sì. E molto... ci auguriamo che il futuro sarà davvero così, più, perché sennò l'alternativa è distruggere il pianeta, noi stessi. Come si dice, ad un certo punto i giovani non cacciano più, sono più sensibili agli animali, hanno un'altra mentalità. Per carità, il patriarcato c'è ancora, i figli di Caino, come li ha definiti Giancarlo, ci sono ancora. Però ad un certo punto la sensibilità sta crescendo anche attraverso i social media, attraverso tutta una serie di contatti. Ad esempio, ci sono dei. È inevitabile, credo io. Ma anch'io lo penso. Non credo che sia solo una speranza, un'utopia. Credo che sia inevitabile che stiamo andando verso un'apertura diversa. Penso anch'io, ad esempio, anche solo gli allevamenti intensivi. C'è un film che va visto assolutamente, che si chiama Food Relovution, del regista Thomas Torelli, che è veramente un film fatto nel futuro. E anche questo, ci sono tante di queste situazioni che vengono denunciate, per fortuna. Colpa, certo, però per colpa giustamente di questi allevamenti intensivi, ad esempio per colpa di gente che specula sulla pelle degli altri, guarda solo il fatto che ogni anno arriva l'influenza, che è anche mortale, uccide molte persone, anziani, bambini, che è tutto dovuto al fatto di virus che nascono negli allevamenti aviari dell'Asia, sì. E i quali poi sulle correnti arrivano fino da noi. Quindi è una cosa che viene accettata e nessuno protesta e tutti felici e contenti a morire. Allora, visto che abbiamo parlato di ecospiritualità nel rapporto con gli animali, parliamo anche della Chemovad. La Chemovad è un modo per vivere in armonia con l'ambiente, con Madre Terra, con tutti i figli di Madre Terra, con gli altri, anche con i nostri simili, ovviamente. E questo in fondo... Anche con i cacciatori. Beh, questo già avrei qualche difficoltà. Ma io non li discriminerei, però, così. Comunque, fammi finire, abbiamo pochi minuti ancora. Dicevo, a volte è difficile affrontare i problemi che stiamo affrontando, tipo la caccia, queste perversioni, affrontarli con la giusta armonia, perché questi temi rischiano di coinvolgerti veramente. Il contatto con la sofferenza ti può far o incavolare oppure ti può far soffrire. Quindi bisogna anche prepararsi dentro, secondo me, insieme all'azione, non che prima dobbiamo prepararci e poi fare un'azione. Prepararci dentro, e un modo può essere proprio la meditazione, in questo caso la Chemovad, che è una meditazione in movimento. Per questo voglio ancora dire che ci sono delle palestre di Chemovad sia a Torino che a Fiano, dove vengono fatte delle lezioni assolutamente gratuite e promozionali per far conoscere questa antica disciplina di matrice druidica. È iniziato un corso gratuito a Fiano, ma si può ancora partecipare, tutti i sabati dalle 18 alle 19 nella palestra della scuola media in via Castello 7, Fiano. C'è anche una palestra a Torino, via della Cittadella 3, presso il liceo artistico Passoni, tutti i venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Si può provare tranquillamente, liberamente, e si possono seguire queste lezioni. Infoline 011 530 846 www.chemovad.org. Allora, ancora una cosa, segnalo la rivista online Shan Newspaper, dove domani o comunque in questa settimana verrà messo il nuovo numero, dove ci sono anche molti argomenti molto interessanti di tipo animalista, www.shan-newspaper.com. Penso che il tempo sia ormai scaduto, se hai qualcosa di lampo da dire ancora... Ma solo una curiosità che però è una buona notizia, che ho dimenticato prima, il CAI è ufficialmente contro la caccia. Ecco, che una volta non era così. Una volta non era così, c'era nel suo statuto che era contro la caccia, ma non a livello ufficiale. Adesso invece, proprio la dichiarazione. Un rappresentante del CAI è uscito con questa notizia, perché il CAI insomma ha un sacco di iscritti, è una potenza dal punto di vista associazionistico, e quindi
quindi giusto, giusto mi sembra dirlo. Una cosa interessante. Va bene. Allora, andiamo con l'ultimo brano che sono i Chieftains. Salutiamo Maurizio Maggiore, è stato molto interessante questo excursus, anche se doloroso, ma interessante. Grazie di avermi invitato. Vi saluta Rosalba e Giancarlo. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.